Bella raga, siamo tornati, siamo qui e in mezzo a noi ci sono una cifrata di occhiali perché abbiamo chiesto a tutte le aziende di mandarci il loro top di gamma goggles 2020. E andiamo a vedere un po' nel dettaglio cosa hanno migliorato oppure no, sono rimasti uguali questi occhiali e andiamo a scoprirli insieme. Dai, via, partiamo. Vai Simo, scegliene uno. Via con il primo. Allora, abbiamo qua l'ariete Mad Max, che è stato presentato nel 2019. Unboxing yes. Veloce, tac. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Occhiale. Dentro c'è istruzioni, poi adesivo, sacchetta, quando è finito l'allenamento per non rigare la lente. Aspetta Simo, c'è un altro? Certo, la lente trasparente quando c'è brutto tempo. Questa, tanta roba. Dai, vabbè, allora, diciamo subito già la scatola, il packaging, questa qui è tanta roba perché sì. Potrebbe essere comunque una custodia che diventa importante nel momento in cui dobbiamo trasportarlo. Abbiamo la bellissima sacchetta protettiva nel momento in cui ho finito di girare, certo. Tre stickers e la lente trasparente. La lente trasparente che è importante perché? Primo, perché quando piove, se vedi con quella lente lì, di buche non ne vedi neanche una. Giusto. Cosa importante anche che ci sono i ganci per la lente strappo, dove non lo troviamo sulla lente che montano già l'occhiale. Questo è importante. Ora analizziamo invece l'occhiale. Abbiamo un frame abbastanza, sì, abbastanza morbido, diciamo. Quindi si adatta direi perfettamente al volto. Yes. Abbiamo tre spugne, sì. Con l'ultima esterna che è denominata Carbon X, ovvero è una spugna studiata appositamente per poter asciugare il sudore del volto. Sì. L'elastico, andiamo a vedere l'elastico. L'elastico mi sembra più grande rispetto a un classico elastico, mi sì. Sembra più alto, esatto. Questo per poter aderire meglio sul casco. Hanno cambiato anche, sono a pallini il silicone per andare a aderire meglio sul casco. Sì, fare più presa l'hanno portato a pallini. E abbiamo le chele dove partono sì. L'elastico, sì, sì, che sono moderato, esatto. Così possiamo completamente staccare il nostro elastico ed è completamente lavabile separatamente. Ok, ariete Mad Max, finito. Vai Edo, prendi Vai. Pure. Prendiamo questa, dai, UFO. Il prossimo. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Questa scatola diciamo un po' più semplice. Sì. Però sempre comoda, che puoi portare in giro. Qui c'è anche una protezione. Aspetta. Questo è l'UFO Epsilon. Abbiamo già un nasello. Sì. Forse anche rimovibile. Rimovibile, forse è un po' meglio, noi corriamo a livelli un po' più alti, il nasello non è mai, però diciamo che quando vai a correre in salita cingoli, forse qualche sassata ce la ricordiamo. È una protezione in più. Hai già gli sì. Attacchi per le clip, lente classica trasparente. Abbiamo, mi sembra di vedere alla fine tre spugne, sì. Sì. Devo dire che l'adesione non è super ottima, però sembra confortevole al tatto con la pelle. Sempre bella morbida. L'elastico alla fine, qua invece abbiamo il silicone classico, quello a striscioline, sì. E l'elastico non è tanto alto. Ok, bene, oh. Andiamo al prossimo. Vai Simo, inizio con un altro. Rider, vamos. Vediamo cosa ci dà. Bella la scatola, no? Tanta roba, si apre così. Cosa c'è dentro? Abbiamo la sacchettina. Poi abbiamo bello. Anche loro c'hanno le istruzioni, però non ci servono. Ah, questo è bello, eh? Eh sì, già inizi. Anche lei, la sua bella lente trasparente. Qui abbiamo le bellissime lenti a strappo. Cioè, tac, tutte quelle che vogliamo. Mettiamole di qua. Allora, sembra, logicamente mi sembra molto bello esteticamente. Sì, ti attira abbastanza. Diciamo. Sono gusti, però devo dire che è valido. Hanno delle chele molto ampie e spesse. Sì. Che però vanno... Sì, a serrare nel momento in cui vado a inserire. Magari anche con qualche casco nuovo che sai li stanno facendo un po' più larghi, la chela sì. Così ti può aiutare. Vero? Allora, abbiamo un elastico molto alto, quindi meno più alto rispetto all'UFO che invece magari era un po' più economico. Il silicone qua è diverso. Il silicone è diverso, abbiamo due piccole strisce. Sì, due piccole strisce ai lati, diciamo. Bisogna vedere magari che grip può fare sul casco. Dai, comunque direi ottimo occhiale, Rider. Sì. Vabbè, iniziamo da un altro. Andiamo a vedere questo. O'Neill. B50, sì. Yes, O'Neill B50. Oh, sì. Che bella scatola, bella rigida. Yes. Si compone così, sacchettina. Ah, questo sì. Lo conosco. Questa sì, è tanta sì, roba, sì. Guarda cosa ti mostro. Tac, e abbiamo... Ah, figata.
figata. Abbiamo la lente calamitata, guardate. Questo bisogna provarlo effettivamente, sì. Adesso dovremmo farci un test in pista, magari lo proveremo e vediamo quanto tiene la polvere e il fango, ecco. Però tanta roba, abbiamo un bellissimo elastico, non sembra tanto alto rispetto all'altro, ha tre strisce per l'adesione, spugna a tre strati. Tre strati, yes. Sembra stare bene una volta addosso. Vediamo questa roba calamitata se può essere funzionale. Via, prossimo. Vai Simo, scegli uno. Thor. Qui abbiamo un Thor Sniper. Colore sta figlio, ci sta un sacco. Dentro cosa c'è? Scatolina, vediamo. Ah, manuale di istruzione, questo non serve. Anche lui c'ha dentro la sua sacchettina con la lente trasparente. Serve. Guardiamo nel dettaglio come è fatto l'occhiale. Beh, direi che mi sembra di una fascia un po' più, diciamo, una più economico rispetto agli altri, magari un po' più similare come poteva essere a UFO. Però dai, esteticamente a me piace, cioè, sì. I colori mi piacciono un sacco. Sì, abbiamo un nasello, devo dire che è un po' flessibile, però magari sai, per chi inizia ti protegge magari da sassate o questa roba qua. Okay. Esteticamente abbiamo detto che è molto bello, abbiamo un elastico non tanto alto. Però c'è sempre le sue belle tre strisce di silicone. Guarda la spugna, Simo, tu che dici? Spugna, mi sembra tre strati. Però non ricopre tutto l'occhiale, il terzo strato, vedi? Sotto è un po'. Però vabbè, comunque la parte dove si suda di più c'è il terzo strato che ti aiuta. Sì, questa roba qua diciamo che almeno rimane ben, aderisce bene al volto e sicuramente prende tutte quelle che sono le aspirazioni del perfetto. Volto, sudore. Okay. Passiamo al prossimo. Vamos, aspetta che facciamo un po' di spazio. Ok. Vai Simo. Lit. Qua abbiamo un bellissimo lit con una scatola fatta veramente bene. Questo non serve più. Questo abbiamo. Belli, dai Simo. Sono, guarda. È un nascondiglio questo, c'è di tutto e di più sotto. Istruzioni, abbiamo tutto quello che vogliamo. Ah, qui c'è. Qua ti spiegano logicamente come cambiare. Com'è? A posto, via. Questo, non c'è bianco. Vabbè. Quindi, che dire su questo occhiale? Esteticamente mi piacciono bello, tantissimo. Bellissimo. Guarda, subito ti accorgi che guarda come rigido, senti? Sì, effettivamente il telaio qui sto più so, è molto rigido. Anzi, addirittura abbiamo delle viti nella parte alta e nella parte inferiore che vanno a tenere saldo. A rigidire ancora di più l'occhiale. Le chele. Però, da provare, vediamo. Da provare, bisogna vedere nell'urto contro sassi o qualcosa che cosa succede all'occhiale effettivamente. Sì, sì. Molto rigido rispetto. Abbiamo le clip già montate, sì. La lente qui non ce n'è una, c'è di ricambio, di ma sono già trasparenti di partenza. Sì. Guarda, c'è anche loro montano la lente doppia. Questa non ti si appanna neanche. Questo è ottimo, morire. Questo diciamo che è il sistema di antifog forse migliore che esiste. Sì. Abbiamo un elastico molto alto, oltre che essere silicone molto ballisticamente. Abbiamo un'unica striscia silicone. Sì. Beh, però diciamo che è bella larga. Sì, è l'unica, però è alta. Sì. Beh, però devo dire molto belli. Qui abbiamo le sue lenti a strappo e possiamo passare al prossimo. Va bene. Andiamo. Just one, dai. Just one, vediamo. Ti lascio a te la scatola, io guardo l'occhiale. Questo è l'Iris, mi era piaciuto molto quando sono apparsi ad EICMA qualche anno fa. Sì. E sicuramente a me piacciono tantissimi. Sì, sì, non sono mica male. Nella scatola abbiamo di tutto. Oltre alla cover abbiamo lente trasparente con le sue clip, due stickers. La sua sacchetta. La sua sacchetta dedicata, guardate che bella. Go. Poi abbiamo le lenti, mi sa. Lenti a strappo per il momento della gara. Vabbè, questo lancio. Come sono fatti gli occhiali? Guardiamoli nel dettaglio. Io direi anche loro un bel naso, paranaso. Sì. Un nasello sicuramente sì. Sarà si può togliere. Premibile. Esatto, nella parte inferiore basta vedere che c'è i tre ganci. Sganciare completamente. Esteticamente la maschera è bellissima, almeno a me dopo sono gusti personali, però mi piace. Elastico alto con le tre strisce di silicone
del silicone, abbiamo una lente cromata, rossa, specchiata, bellissima. Yes, tanta roba. Cambiabile quindi con quella trasparente. Se guardi c'è anche il gancio per la lente strappo, lo montano loro, lo montano non sull'elastico ma sulla chela. Ah sì, questo gancino qui che di sotto rimane per inserire la lente strappo in quando ne metti più di una, esatto. L'ho visto infatti su tutti, li ho visti sempre all'interno dell'elastico. Sì, lo facevano scorrere in elastico come qua. E invece qua è la prima invece volta. Invece qui è fisso, che lo vedo fisso sull'occhiale. Beh, molto bello. Sì. Bene, passiamo al prossimo. Vai, scegliere uno, Simo. Andiamo al Fly. Vamos. Fly Racing. Qui abbiamo la scatola. Ecco, è abbastanza dura, però vediamo se ce la faccio. Fly Zone Pro, arancione e blu la colorazione, che è molto d'impatto. Vediamo, qua anche cosa qui abbiamo? Questo. Ah, un po' di sacchetta qua. Con la sua lente trasparente. Boh, basta. Lente trasparente, qua libretto warranty e istruzioni, certo ti dice bello però dove andare, ce ne facciamo tanto, non ci serve. Abbiamo quindi un elastico anche qui molto alto, diciamo che è un po' lo stile americano, quelli che arrivano un po' più di derivazione americana sì. Tendono ad andare verso uno stile di un elastico piuttosto alto. Dentro invece con le due strisce. Due strisce siliconiche. Abbiamo protezione per il naso, anche questo qui si potrà togliere. Sì. Le chele ampie, che sicuramente anche queste si possono rimuovere nel momento in cui vogliamo andare a lavare l'elastico. Lavare l'elastico e agire sul nostro occhiale, direi. Com'è, rigido o invece morbido? Molto, molto morbido. Ah, all'opposto invece del lit che abbiamo appena guardato. Però dai, devo dire che fa il suo effetto. Sì. Addosso sta anche bene. Via, prossimo. Via, facciamo un po' di pulizia ed vai col prossimo. Io vado con questo. Via. Questo via. Un po' di spazio. Sì, vai. Che cosa hai preso intanto? Che Scott non lo vedo. Fury, nuovo occhiale, Scott. Questo l'hanno presentato quest'anno. Andiamo a vedere. Occhiale, scatola. Vabbè, ti lascio la scatola. Questo l'hanno presentato quest'anno. Scatola abbastanza easy, nulla tranqui da dire. Io ho una bellissima lente trasparente in mano con doppia clip, sì. Addirittura. La loro particolarità di Scott è questa. Certo, perché alla fine hanno un campo visivo molto più ampio rispetto al resto degli occhiali, o almeno alla stragrande maggioranza degli occhiali. Sì. Quindi hanno ideato l'idea di fare una doppia clip. Sì, quando vai a mettere le lenti sicuramente. Per le lenti a strappo. Analizziamo velocemente la maschera, sì. Cosa mi dici? C'ha l'elastico un po' più fine. Sì, più non è sottile. Il classico, il prospect invece è bello alto. Esatto, sì, qua sono andati sicuramente... Quando magari è un casco un po' più stretto, un po' più sì. Piccolino, questo. Anche magari bambini? Esatto, secondo okay. Me è top invece per gli occhiali da bambini. Sì, però logicamente molto bello, come sì. Sempre. Abbiamo un'unica striscia. Unica striscia, sì. Questo non me l'aspettavo, però bisogna vedere, magari molto probabilmente è studiata in posizione. Magari aderisce bene. Posso aderire al meglio. E spugna, fate vedere un po' come la spugna. Abbiamo una spugna in tre strati. Molto, 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 molto morbida e confortevole sì. Quando vado ad appoggiare il volto. Non è altissima, devo dire. No, non è alta. Però il sentirla così sembra bello. Non l'ho sentito, il telaio sì. Non l'ho sentito perché alla fine il frame è veramente molto, morbido. Molto morbido. Ah sì, ma poi guarda, una cosa un po' particolare. Certo, sono sì, l'hanno cambiato rispetto al classico gancio per le lenti. Ah, qui sono questi agire sulle sì, ci sono sulle chele, ci sono proprio questi ganci che tu tiri in fuori. E tanta roba, questo rimane comunque sicuro, penso, quando sì, guarda, c'è dei bei perni che entrano nella lente, vedi, ci sono i buchi. Ottimo, perfetto. Allora, passiamo al prossimo. Vai, te lo lascio a te invece la scatola. Andiamo. Io vado al bellissimo Oakley Air Brake MX. Che però qua dobbiamo subito aprire una parentesi, sì. Ovvero, magari parlane tu, che è un po' un regolamento per quello che riguarda le corse 2020, sì. Dove ci hanno mandato il roll off, perché loro sanno questa cosa dell'Italia, dove da stagione 2020 i campionati FMI sul sicuro, ma anche tutti gli altri, non si potranno più usare le nostre amate lenti. Quindi devi usare per forza il roll off, oppure puoi anche non mettere niente, ma la vedo dura non utilizzare niente durante le gare.
anche qui c'è la sua bella sacchetta. Vabbè, quello. E questo. Poi, guarda qua, tanta roba, anche se più non si possono più utilizzare da noi. Però qui te l'hanno messo. Un pacchetto di laminate, non danno più le classiche lenti, ma queste sono... Ma non le posso usare durante... qua abbiamo la gara, il libretto di istruzioni, la gara, allenamento, e ancora si possono utilizzare, quindi quando c'è fango in allenamento puoi utilizzare questo bellissimo pacchetto di laminate. Ok, perfetto, vabbè, scatola bellissima, avevamo addirittura un involucro che sosteneva l'occhiale, sì, sì, sì. Tanta roba. Prendi in mano l'occhiale e senti tanta sostanza. Sarà un po' forse perché il marchio comunque è un marchio storico, sì. Tanta roba, devo dire che guarda, anche qui il naso, anche qui abbiamo un naso che non rimane fisso, non c'è però il gancio centrale, sicuramente nel momento in cui magari vado a mettere, sì, il casco non ha tanta possibilità di muoversi. Quindi, come dicevi, questo è il primo, l'unico che abbiamo qua con roll off, sì. E l'hanno fatto per un discorso giustamente di regolamento, esatto. Che dire, l'occhiale è come sempre bellissimo, è al tempo stesso è bello, sì, rigido, eh? Sia, cioè rimane comunque maneggevole in mano, ma rimane rigido, ha un sistema. Sì, qui anche loro adottano dei ganci, non più il classico gancetti che si montano sugli occhiali per, certo, montare la lente. Per smontare la lente, dove poi riusciamo a farla uscire e estrarla completamente, esatto, da qui. Insomma, il sistema c'è molto più studio, c'è molto più tecnologia. Ma qui cos'è che ti ha dato? A bordo. Vediamo. Abbiamo la possibilità ti danno, di... praticamente sono... le chele quando vai a togliere roll off. Certo, abbiamo la possibilità di rimettere le sue chele originali una volta, sì, che togliamo il gancio per le lenti. Spugna a tre strati, molto comoda, sì. Occhiale super confortevole e niente, abbiamo quindi un elastico non tanto alto, no. tre strisce. A silicone. Sembrano belle alte, belle, sì, guarda, senti. Sì, sicuramente queste fanno tanto adesione sul casco. Vediamo. Boh. Queste Oakley, lenti a strappo, sacchetta, viene tutto. Via. Next. A posto. Vado su questi, Simo. Dai, Pro Grip i Vista. Pro Grip i Vista. Yes. Sì. Anche questo diciamo che possiamo dire che è un occhiale abbastanza nuovo. Sì. L'abbiamo già testato. Sì, già provato. Qualche anno, diciamo, un annetto e mezzo che è in giro. Però diciamo che quest'anno l'hanno messo bene in commercio, diciamo. Ok, qui abbiamo, vabbè, la scatola classica con uno stickers per e le sue istruzioni, warranty e istruzioni, bello, via, lenti a strappo, sì, che come abbiamo detto in realtà si possono usare condizionalmente, però ci sono lente trasparente, sì, sì, di ricambio, perché abbiamo la lente cromatica e a specchio, sì, gialla, molto bella, sì, molto, sì, colori belli, mi piacciono. Sì, assolutamente. L'occhiale è abbastanza alto, anche lui ha un, sì, buon hanno modificato visivo. Appunto rispetto agli occhiali vecchi che facevano, hanno abbassato il naso. Questo è importante. L'elastico anche lui è alto, quello alto, mi, sì, sembra molto alto. Ha tre strisce che addirittura si muovono in, sì, in questo modo per poter garantire la una forte adesione. Niente. Poi so che questo puoi montare anche un roll off veramente alto. Di, sì, 50 mm, sì, l'hanno, sono riusciti a aumentarlo grazie anche perché hanno bastonato l'altezza del roll off, quindi, sì, 50, ecco, mm. Sì, quindi vediamo che aumentando il campo visivo hanno potuto aumentare anche il campo nel momento in cui andiamo ad agganciare, esatto, il roll off, cioè, e questa è tanta roba nel momento in cui si corre. Vado io con il prossimo, tutto questo, andiamo a un altro occhiale di quelli abbastanza famosi. Già il nome di per sé è abbastanza famoso, lo leggete, Armega. 100%. Quello nuovo, quando è uscito questo? Quest'anno. Ho iniziato i piloti a usarlo a metà stagione, l'hanno testato, ma... La scatola. Tanta roba, quella calamita. Questo, sì, è assolutamente l'unboxing più bello degli occhiali che abbiamo fatto, perché ha una scatola calamitata, che adesso vi posso far vedere cosa c'è all'interno. Bella anche la sacchetta. Adesivo. E lei si chiude. Bella calamita. Cioè, questo qui, ragazzi, io vi consiglio di non buttarla, ma tenerla sia per, sì, magari portarla in giro o anche per metterci qualsiasi cosa. Esatto. Ragazzi, tanta questa roba. È roba estetica, di design, veramente, bella, veramente. Sacchetta molto bella, dove riprende il nome degli Armega, abbiamo warranty e classiche. Guarda se dentro c'è qualcosa, ma mi sa di no. Sicurezza, no, non c'è. Ah, nulla. ti spiegano sì, il nuovo gancio, come perché hanno fatto... Anche loro hanno messo i nuovo gancio di clip, di, sì, di sicura per poter montare e smontare quindi la lente. La lente. Okay, sì, hanno, certo, cambiato anche loro. Perfetto, questo
Molto interessante. Prima cosa che ti salta all'occhio è c'è cioè, pochissimo telaio. Guarda. Ovviamente sì. È tutto lente. Tutto lente. Sì, ha un po' uno stile forse quasi da sci, da snowboard, che sì. Adesso cercano di andare verso tutto lente. Sì, sì. Però la prima cosa che mi viene da chiedere è resistente? Però la risposta è sì. Sì. Sento comunque bello rigido. È maneggevole, nel senso che io posso sicuramente andare a cambiare l'orientamento della plastica, quindi questo è tanta roba nel momento in cui prendo un sasso, un colpo, però rimane molto rigido. Esattamente, che dire? Tanta roba, posso dire. Veramente anche l'elastico, guarda come l'hanno fatto alto con questa sorta di silicone sfumato che rimane molto in bello. Pressione nell'elastico altissimo, abbiamo una striscia sola, anche striscia alta sì, spessa, grossa alta. E sicuramente anche una modalità di ventilazione sì. molto avanzata. Sai cosa? Vedo che è molto spesso comunque sì. Rispetto agli altri occhiali questo fa sì che in realtà cioè io questo è un parere singolare e individuale. Io non amo avere tanta distanza. Tanta distanza, sì. In realtà preferisco un occhiale piuttosto piccolino che mi rimane vicino agli occhi e al mio volto. Però devo dire che la spugna, tanta roba, guarda con i buchi. Bellissimo. Vabbè, next. Dai. Andiamo su un Fox, dai. Fox. Beh, bella la scatola anche loro, mi piace. Ah, questa è tanta roba. Possiamo dire che loro sono un bel marchio, bello stiloso, bello. Rimane così, certo, lo stile è tutto. Infatti vediamo la volpe dietro, vediamo di aprirlo subito. Ah, guardate come esce. Ecco, se prima vi ho detto che avevamo fatto l'unboxing più bello, non avevamo ancora visto Fox. Bello. Anche loro c'è un... Eccolo lì. Abbiamo la maschera che lascio a te, all'interno cosa abbiamo? Sacchettina, abbiamo le lenti, e Warren con grazie. Va bene. Che dire sull'occhiale? Dire che bello, mi piace un sacco, devo dire, l'occhiale nuovo, che anche questo qui è abbastanza nuovo, da un paio di anni. Sì. Molto bello, sicuramente sì. Da paura, vediamo il taglio della volpe. Bellissimo, colore, sul lato, poi, colore. Molto bello, rigido, senti? Sì, molto, anche loro... molto rigido. Forse anche fin troppo, a parere sì, mio. Lo sento però tanto rigido. Noi l'abbiamo usato in una prova, mi ricordo che avevo guidato io la Honda. Sì. Anzi, in qui sotto sulla pressione lasciamo il link del video. Lo potete trovare anche qui sopra, il link dedicato al video. Abbiamo provato la Honda, CRF Enduro 2020. Torniamo agli occhiali e lì indossavo questa però di colorazione azzurra e gialla. No, sì, è vero. Sì, giusto? Sì, è vero, c'è un altro colore. E qui che dire? Ti danno la lente trasparente, ma non c'è quella specchio, quella colorata quando c'è il sole. Sì, quindi parti con la lente trasparente, esatto, non c'è. Abbiamo anche qui, vedo un sistema diverso per poter cambiare la lente, nel senso che devi poter rimuovere le chele. Le chiele? Sì. E abbiamo... Vabbè, ah sì, vero, c'è il gancio qui dietro. E sacchetta. E vai a... Perfetto. Bello, dai. Vabbè, possiamo dire che... Anche Fox, come sempre, tanta roba. Vai, Simo, scegliene uno te. Cosa ti è rimasto? Mi è rimasto Spy. Bella. Anche qui abbiamo... Stiamo arrivando proprio a livelli estremi di packaging. Possiamo tirarlo fuori. Ok, anche questo così. Bella. Occhiale a te. Abbiamo una sacchetta che... Bella. Cioè, questa sacchetta potrebbe fare invidia al nostro operatore video e fotografo, certo. Marci. che salutiamo. Questa roba qua potrebbe andare bene per lui per metterci dentro pile, batterie. Guardate che bella. Cioè, devo dire che anche la sacchetta qua è di design. Con suo sticker dedicato. Istruzioni, lente trasparente e le sue lenti a strappo. Beh, Simo, devo dire anche qui mi serve. Mi piace, eh? Esteticamente bello, molto bello. Anche loro stanno cercando di abbassare sempre di più il naso per lasciare più campo visivo, esatto. Certo. C'è anche il suo bel paranaso. Sì. Partono con la lente specchiata per poi dare quella sempre con le clip, vedo. Sì, anche entrambi. Possibile adattare poi. Anche loro hanno il gancio per le lenti a strappo sulla chela. Ah, ok. Quindi non è mobile, ma è fisso nel momento delle fasi di partenza. Sì.
ci agganciamo qui, elastico. Anche loro un solo, hai visto? Sì, solo un solo striscia di silicone, anche loro bella alta. L'elastico è medio, dai, sì, sì. Abbastanza, sembra, abbastanza, sembra abbastanza buono. Alto, sì. Sì. Molto bello e non è rigido per niente. No, un po' più morbido rispetto. È molto morbido. Sì. Rimane morbido nella parte centrale. E questo poi alla fine è un po' a discrezione di chi usa l'occhiale. Cioè, esatto. Io preferisco forse un occhiale un po' più morbido, ma perché nel momento in cui magari anche ho le chele e vado, sì, vai a spingere, a tirare così sul casco, visto che mi piace, come ti ho detto prima, un occhiale, sì, abbastanza molto vicino, lo preferisco. Poi mi tirartelo verso di te. Esteticamente. Vabbè, molto, molto bello, bello. Sì, sì. Next. Vediamo cosa è rimasto in mezzo a questo casino. Vabbè, questo. Vai. Siamo a posto. RDX. RDX. Questo è, guarda, un marchio. Però manca. Un commercio... prendi la sua scatola, sì. Da pochissimo. L'avevamo già aperto per andare a vedere. Questa è la sua scatola. Anche qua, bella particolare come scatola. Molto particolare. Sembra una scatola di un occhiale da sole, un, sì, occhiale classico, insomma. Bello, protegge bene l'occhiale comunque. Sì, protegge bene e poi magari, soprattutto per i principianti, potrebbe essere una custodia, sì, come quello di avere. Quando è un solo occhiale. Un solo occhiale, questo è, e te lo porti dietro con la sua spugna, protegge divinamente l'occhiale e sei salvo ogni volta che vedi. Dentro c'è anche lente trasparente, però guarda com'è. Eh sì, questo, come dicevo, è un occhiale RDX, è un occhiale in commercio veramente da poco, anzi questo è forse uno dei primi campioni dopo le fasi prototipali. Abbiamo conosciuto il produttore, non arriva in realtà dall'Italia, è un occhiale estero, ma abbiamo voluto portarlo qui dentro la cooperativa perché è un occhiale veramente valido. Abbiamo un campo visivo molto alto, magari non nella zona centrale, però si allarga tantissimo e sembra assomigliare un po' agli occhiali da sci, quindi sì, di lasciare molto spazio al sotto gli occhi, sotto gli occhi. E attenzione, cioè, guarda, attenzione, abbiamo, c'è i ganci, sì, gancio, doppio gancio track, per la sicurezza del, sì, calamitato, che l'occhiale calamitato, dov'è che l'abbiamo visto? O'Neill. Sì. Loro avevano solo calamita, simile. Qua abbiamo, sì, la calamita che si va a inserire con però i due ganci di sicurezza, il gancio. E qui magari quando vai a cadere così che picchi dentro c'è una sicura in più. Certo, penso che sia tanta roba. Alla fine non abbiamo, io non ho mai guidato ancora uno con un occhiale, no, calamitato. Nemmeno io. E verificare se effettivamente l'adesione poi è salda e tiene è importante. Sì, però questa roba qua con il doppio gancio potrebbe essere interessante. Quindi RDX, buon lavoro, elastico alto, abbiamo le tre strisce. Tre strisce di silicone, tripla spugna. Sì, non sembra male. Niente male. Quindi, anche con lui abbiamo finito. Finito. Andiamo a vedere, siamo quasi alla fine, mi sa, perché io. Vediamo, eccolo. Muse. Ah, Muse Racing, guardate qui. Allora, scatola classica. Scatola classica, niente di però particolare. È abbastanza curata nei dettagli, sì, è carina a livello. Vediamo dentro cosa c'è. Occhiale, la sua borsa. Qui abbiamo un libretto praticamente per la PlayStation, cioè ragazzi, ho un libro di scuola, c'è da studiare. C'è un libretto abbastanza grosso. Basta. Tanto vuoto. Vabbè, che dire. L'occhiale, esaminiamo subito lei. Ah, che bello, c'ha un effetto cromatico molto molto interessante, non so se riuscite a vederlo. Sembra viola, verde, sì, riprende come... iridescente. E nasello che rimane fisso. Fisso è questo. Ben saldo. Okay. Si potrà togliere. Per sicuramente si può togliere. Sì, guarda, ci sono i tre ganci. Abbiamo le chele. Chele estese. Anche questo qui. Guarda, anche lei è morbido in centro, ma le chele lo rendono abbastanza rigido. Sì, è solido nella parte laterale. Forse poggio, è giusto così. Comodo, nel molto momento comodo in cui la spugna. Vado a metterlo sul casco, questo, sì, questo è importante forse. E l'elastico. Cioè, guarda, anche se ha le chele, loro hanno utilizzato il classico, sì, gancio, sì, sull'elastico. Può scorrere. Può scorrere in base a dove lo vuoi. Preferisci. Dove vuoi. Abbiamo un elastico che non mi sembra altissimo. No. Due strisce a silicone per... per tenerlo fisso al casco. Qui non c'è, se non sbaglio, no, non c'è, no, la lente trasparente. Le lenti trasparenti. Questo è l'occhiale di Muse. Ottimo. Guarda se ne è ancora qualcuno. Io mi sa, no, che... io ho finito. Tu come sei messo? Non ho più nulla, nemmeno io. Va bene. Allora, va bene, siamo alla fine di questo video. Allora, che altro dire, ragazzi? Qui abbiamo visionato da vicino un po' tutti quelli che sono gli occhiali.
noi ci appresteremo molto presto in realtà poi a provarli in pista, in tutti i test che faremo, e vedremo e vi sapremo dire poi magari pian piano tramite la nostra pagina Instagram, dove magari usciranno le foto, scriveremo magari qualche dettaglio in più, esatto, sulla maschera, potremo svelare come ci siamo trovati, perché le avremo provate. Questa è una prima anticipazione, quindi, degli occhiali, li avete visti tutti da vicino, potete scegliere quello che più vi piace, avete il prezzo. Se volete sapere nel dettaglio come sono costruite, come sono fatte, tutte le particolarità, basta andare nel link in descrizione qui sotto, perché c'è la prova completa sul sito e anche, perché no, sulla rivista di Due Ruote, nella sezione dedicata apposta ad X-Offroad, dove c'è il servizio completo con tutti i dettagli e le info dedicate a tutti questi occhiali che abbiamo appena visto. Ok raga, la scelta quindi è tutta vostra, noi ve li abbiamo fatto vedere tutti, ne avete visti a bizzeff, penso che la scelta non sarà neanche tanto facile, penso. E che altro dire, noi vi salutiamo, bella, e ci vediamo al prossimo video.